Signori, benvenuti in una nuova puntata dedicata alla serie su Resident Evil. Allora, raga, nella scorsa puntata abbiamo messo le mani in manomesso sulla chiave dell'armatura. In realtà, nelle scorse puntate abbiamo aperto un po' di pertugi, diciamo, un po' di strade che prima c'eravamo, diciamo, preclusi per colpa, per l'appunto, della chiave dell'armatura. Ora, guardando la parte sinistra del piano, diciamo del primo piano, abbiamo una stanzetta piccolina in rosso, che è la stanzetta che praticamente aveva la statua con la testa della tigre. Quindi ci manca l'altra gemma per poter sbloccare l'altra parte della tigre e prendere l'oggetto che ovviamente ci nasconde. D'altra parte, l'altra stanza, quella alla sua destra, direttamente alla sua destra, praticamente abbiamo da prendere la maschera lì dentro, più ben 5 erbe verdi. Io, raga, non mi ricordo che Resident Evil 3 o 2 ci desse così tante cure, e non sto neanche notando tutta sta gran difficoltà in Resident Evil 1. Non saprei che dirvi. Poi abbiamo questa stanza proprio sotto, che io non mi ricordo assolutamente che cosa ci fosse lì dentro. Volevo dire proprio papale, non saprei proprio cosa dirvi. Andiamo al secondo piano. Il secondo piano abbiamo il corridoio a sinistra, che è un puttanaio, raga. È un puttanaio, detto proprio papale, è un casino. Abbiamo una porta con l'elmo, quindi non ci interessa. Poi in generale quello è il secondo piano. Ok, questa zona a destra non l'abbiamo ancora sbloccata, ma veramente sta giù. No, sta al primo piano. Allora, innanzitutto qui c'è il corridoio. Ah, no, è con la cosa dell'elmo. Mentre... Qua al centro. Qua al centro c'è la chiave dell'armatura. Meno male, raga, che io mi sono fatto, bene o male, abbiamo un puttanaio di... Allora. Raga, mi sto cacando addosso. Ho detto papale. Siamo al secondo piano. E siamo esattamente qui. Allora. Abbiamo esattamente tre stanze. Qua abbiamo due erbe, una verde e una rossa, più un'altra stanza. Questa la posso perlustrare, l'altra no. Probabilmente con un'altra chiave. Allora, là c'è il... No. Vabbè, siamo... Allora, raga, siamo abbastanza vicini. Cioè, nel senso...
Posso tranquillamente andare e tornare al... Chris. Posso almeno andare e tornare un paio di volte, in modo da prendere tutto quello che c'è qui dentro. E poi, ovviamente, proseguiamo. Però mi sa un po' di stanze, sì, utili, però in generale... Raga, troppe erbe, troppe erbe, troppe, tantissime. Allora, innanzitutto poggiamo questo perché non ne abbiamo bisogno. Potrei poggiare anche questo, in realtà è la chiave. Teniamoci solo il fucile, le pinne e gli occhiali. No, teniamoci il fucile e la cura, così in modo da avere più possibilità di portarci dietro degli oggetti. Cioè, 4 slot. Raga, purtroppo Resident Evil 1 ha questa pecca, ovvero la pecca degli slot dell'inventario. Per il resto è un bellissimo gioco, non ho niente da dire, mi sto divertendo un sacco. Sto veramente divertendo tantissimo. Perfetto, erba rossa. Poi questa la combiniamo con questa, ne otteniamo un'altra. Stato di una serratura antica è dal meccanismo semplice. Ok. Allora, prendiamo tutto, ci lasciamo una vecchia chiave, cioè questa che prendiamo qua. No, sono curioso di... Me lo immaginavo che c'era quello, però... ma c'era un... Ma non è che... Ah no, l'ho presa prima, ok. Niente, niente. Mi sono un attimino confuso, vabbè. Poi... Niente di... Allora, andiamo a prendere le munizioni perché non mi fido. Non mi fido assolutamente. Di sbloccare comunque quella serratura senza... Che senza le munizioni a portata di mano. Quindi in generale possiamo entrare dappertutto lì. E tra l'altro è abbastanza chiusa la situazione, vero? Sì. Perché quell'altra è una chiusura, sì. Perfetto. Ma... Molto, molto, molto... Strange. Quante erbe ho, scusa? Devo dire che non sono messo male per niente. Cioè, sto giocando in normale, cioè non vorrei capire. Vorrei capire in modalità facile cosa cambia, ma presumo che cambi più che altro la quantità di colpi che usi sui nemici. Il resto penso sia bene o male la stessa identica cosa. Come mai? Ah, ok. Sempre paura ad aprire serrature con...
Ok. Testamento del ricercatore. C'è una lettera. Mia carissima Alma, prima di tutto perdonami per non averti potuto chiamare, ma un uomo con un paio di occhiali da sole non mi ha consentito nessuna telefonata. Wesker. Cioè, allora... cioè, vabbè, ma... con tutti i particolari che una persona può vedere di un'altra. E che cazzo, ma cosa capisce un'altra persona? Ok, giustamente uno all'interno del gioco dice va bene, penso subito a Wesker. È fatta apposta per farti pensare subito a Wesker, perché Wesker è l'unico che di notte usa gli occhiali da sole. Che cazzo, allora lì capisci che è lui. Però cioè, potevano essere qualsiasi altri particolari, invece vabbè. Non mi dispiace. Sto cercando di decidere da dove iniziare. Mi chiedo come poter spiegare in poche parole tutto quello che è successo dall'ultima volta che ti ho parlato, ma non ci riesco. Spero che tu stia bene, perché perdonerai queste mie divagazioni. Tutto ciò è molto difficile per me. Mentre scrivo queste righe sento che anche i concetti più semplici mi sfuggono per fare spazio alla disperazione e alla confusione. Ma ci sono cose che devo dirti prima della fine. Alma, ti giuro che quello che sto per dirti è la pura verità. L'intera storia richiederebbe ore. Ho capito! Stringi? Quindi fidati di me e accetta quanto ti dico. Il mese scorso si è verificato un incidente al laboratorio. Il virus che stavamo studiando ha trovato modo di diffondersi. Tutti i miei colleghi infettati sono morti o moribondi. E la natura del contagio ha fatto in modo che sia ancora... in modo che chi è ancora in vita perdesse conoscenza. Il virus priva le sue vittime della loro umanità, costringendole alla fuga o alla distruzione. E alla distruzione. Anche ora, mentre scrivo queste parole, sento premere contro la porta come bestie feroci e affamate. Alma, ho cercato di sopravvivere solamente per poterti rivedere, ma i miei sforzi non hanno fatto che rimandare l'inevitabile. Sono stato contagiato e non esiste alcuna cura. Se non toglimi la vita prima che il virus mi privi di ciò che ancora mi separa da loro, il mio amore è per te. Tra un'ora avrò raggiunto la pace eterna. Ti prego di capire e sappi che mi dispiace. Martin Crackhorn. Qua c'è ancora roba da fare. Allora, no, c'è qualcos'altro da fare lì dentro, raga. Ora non mi ricordo che cosa c'era da fare, ma... io non mi ricordo di aver fatto l'amo con... oh, poi era l'altra versione, però... ah, ok. Esemplare di ape. Mentre qui, secondo me, devo usare questo... e qua devo usare invece... non dovrebbe funzionare, ok. Mentre qua dovrei usare questa, forse. Lo sapevo. Lo sapevo. Ah!
Stemma convento, vediamo. Ok, a posto. Andiamo a cerebiare questa fotutissima stanza piena di insetti di merda. Ok, lo stemma so già dove usarlo, raga, sì, non qua sicuramente. So già dove usarlo, è lì dove abbiamo beccato il cane. Dove stavamo per morire praticamente. Perfetto. Potrei dire perfetto. Potrei ritenermi quasi soddisfatto. Ok, usciamo. Poggiamo pure. Allora, se non erro, c'è un baule vicino a dove. Allora, noi tutte queste cose le dobbiamo usare praticamente. Vedete dove c'è la macchina da scrivere? Il corridoio praticamente è quello tutto curvo. Ci serviranno 4 di quegli emblemi. Quindi, raga, a voglia. Cioè, l'avrei. Questo lo metterei subito da parte. Senza proprio nessun tipo di rimpianto. Cioè, lo mettiamo proprio qua. E ciccia, ce ne freghiamo altamente le scatole. Così almeno abbiamo meno oggetti nell'inventario. Perfetto. Perfetto. No. Nope. Thank you very much. Man. Mi sono cagato adesso. In realtà era la scatola del guanto dell'infinito. Dietro non c'ho nessuno. Giocare a Resident Evil con queste cuffie. Cazzo, raga, mi fa venire un infarto ogni volta. Vabbè. Combiniamo effettivamente queste cose. Ora saliamo su, raga. E andiamo al centro praticamente. Al centro c'è una stanza che abbiamo lasciato. Che dovrebbe essere questa. Perfetto. Vediamo cosa nasconde questa stanza. Quante cazzo di stanze. Mannaggia. Ok. Un quadratone. No, raga, abbiamo fatto troppa roba per poter morire e poi doverla rifare. Salvo. Salvo. Assolutamente abbiamo 10 nastri. Non ho voglia di perdere e poi ricaricare tipo nel fanculistan, rifare tutto da capo. No. No. Manco morto. Nemmeno per l'anticamera del cervello. Via, 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 via. Ma non posso chiudere quella finestra. No. Assolutamente no. Assolutamente no. Non voglio rischiare. Siamo a quasi a tra l'altro siamo quasi a 20 minuti di registrazione. Proviamo a risolvere il puzzle che c'è lì e ciccia, raga. E chiudiamo la puntata. Non voglio assolutamente rischiare di perdere assolutamente i progressi. Salvataggio numero 1, perfetto. Sì? Levati. Very good. Torniamo di nuovo dove eravamo prima. Quindi, qui sopra. E infine nella stanza centrale. Perché, raga, tutto quello che volete, ma non voglio rischiare di dover perdere tutti i progressi e poi rifare tutto da capo. Purtroppo non conosco così bene il gioco da dover, diciamo, tagliare alcune parti, quindi magari tipo trovo altre cose in un'altra run, eccetera eccetera, quindi no, preferirei proprio di no. Quindi quando entriamo si attivano. Ok, c'è un interruttore, premere? No, assolutamente no.
Mi sa che dobbiamo usare l'emblema finalmente. Ma cazzo, mi sta facendo venire un attimino un pensiero. Perché erano quattro gli emblemi, cioè io ne ho trovato uno solo. Uno. Quindi avremo, cioè abbiamo quattro di quei cosi, quattro chiaffi, perché spada, armatura, elmo. Può essere scudo? Spada, scudo, armatura, elmo? Raga, può essere quattro chiavi, quattro emblemi e quattro di quei cosi che... Un po' fissato col 4, un numero un po' così, cioè non è manco primo. Forse mainstream fissarsi magari con i numeri primi come 7, come 3, come 5, 1, cioè... Ok, touché, però, perché qua effettivamente ci sono quattro statue, no? Una con un'ascia, una con uno scudo, una con una lancia, con una alabarda e una con una spada. Ricaricheremo logicamente, non mi va di sprecare un'erba così, però. Se spingo lo scudo, la spada torna indietro. Cominciamo a scrivere. Allora. Quindi. Scudo, attiva spada. Andiamo alla barda. Alla barda, attiva la spada. La spada attiva lo scudo e l'alabarda. Scudo più alabarda. Vediamo l'ascia.
Speriamo va adesso. Ah, ok. Non era così complicato. Porta gioie. Porta gioie che ovviamente non ci porta gioie perché... vaffanculo, vabbè. Ah. La luce del sole mi sveglierà. Vabbè ragazzotti, fino adesso, cioè diciamo che questo è l'ultimo enigma che ho voluto risolvere. Abbiamo trovato il portagioie, ancora non sappiamo come sbloccarlo, ma presto lo scopriremo. C'è da dire una cosa, ovviamente raga non salvo, perché ho salvato poco fa. Andrò ovviamente a ricaricare l'ultimo salvataggio nella prossima puntata, ovviamente. Farò tutto questo minigioco, poggerò il portagioie ovviamente nel baule e poi ricominceremo con un'altra puntata. Ma per il momento è tutto, ragazzi, io sono Mente, ci vediamo alla prossima.